ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata, se non ricordo male. L'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, è successo un'altra volta un macello di cose. Abbiamo rincontrato Liris che dopo essercela vista brutta allo scontro al centro spaziale di Verde Azzurro, dove stiamo ritornando adesso contro Rossella, ha distrutto il dispositivo che permetteva di rilasciare l'energia Devon contro il meteorite, perché aveva fatto il ragionamento Liris che se il meteorite veniva teletrasportato in un'altra dimensione, magari in un'ipotetica o in alternativa, in un ipotetico mondo dei Pokémon alternativo, avrebbe quel meteorite condannato a morte tutte quante quelle persone dell'universo alternativo. Quindi senza pensarci due volte ha distrutto il dispositivo e ha detto che comunque una speranza c'è ancora. Quindi è andata a prendere, oltre alla pietra chiave di Rossella, anche la pietra chiave di Max, e poi dopo, tra l'altro, quest'ultimo, dopo che siamo arrivate poco dopo l'Iris, ci ha dato la camera aptite, perché visto che non aveva più la pietra chiave non poteva più farci niente con la camera aptite, quindi ce l'ha affidata, perché noi siamo le uniche persone che riescono a tenere testa a l'Iris in uno scontro. Effettivamente l'avevamo battuta, ricordatevi, quindi effettivamente noi siamo l'ultima speranza per salvare il mondo. Ora ci siamo ridiretti qua al centro spaziale perché Rocco ci ha detto di venire qua, mentre Liris nel frattempo ci ha detto che voleva che noi andassimo con lei alla Torre dei Cieli, che è un luogo remoto, nascosto, che perfino adesso è rimasto ignoto a tutti quanti, dove si potrà finalmente invocare Rayquaza sulla cima. Ehi Giada, finalmente sei arrivata. Ecco, adesso il nostro personaggio racconta tutto. Quella ragazza, Liris, ha nominato la Torre dei Cieli. La Torre dei Cieli, un luogo in cui possono entrare solamente gli eredi degli antichi segreti. Ti ricordi di Adriani, capopalestra di Ceneide? E chi se lo dimentica? Molto bene, sono sicuro che lui è in grado di spezzare il sigillo che impedisce l'ingresso alla Torre dei Cieli. È uno dei pochi eredi degli antichi segreti. Io resterò qui ad aiutare il professor Cosmo e il suo assestamento a definire un piano d'azione. Non mi fido di quella Liris. Dobbiamo trovare il modo di neutralizzare il meteorite. Per favore, va alla Torre dei Cieli, tieni d'occhio quella ragazza. Avviserò Adriano del tuo arrivo, lo troverai alla grotta dei tempi di Ceneride. Tranquillo, Rocco, che non appena tu avrai elaborato il piano d'azione, io con Rayquaza evocato avrò già distrutto il meteorite, perché da finire così. Andrà a finire così perché Rayquaza possiede il potere di fermare calamità. Quindi, ancora una volta, quindi sarà lui a salvare la situazione con noi, perché a Rayquaza, per ottenere i poteri che gli serve per fermare la calamità, serve anche che entri in sintonia con un umano, perché solo Mega Rayquaza può salvare la situazione, quindi, senza far male a nessuno. Quindi andiamo velocemente qui a Ceneride, siamo già qui a Ceneride. Sono sulla sponda sbagliata, però, perché l'ingresso alla grotta dei tempi sta dall'altra parte. Ah! Dicevo, l'ingresso alla grotta dei tempi sta qui a sinistra. Ecco, fatto, qui c'è la palestra al centro e a sinistra c'è l'ingresso. Beh, ci sta che effettivamente la persona che può spezzare il sigillo che blocca l'accesso alla torre, sì, Adriano, perché ricordiamoci che lui era anche il custode della grotta dei tempi qui a Ceneride, quindi eccoci qua, eccolo qui. Che storia incredibile, non è vero? Quindi quest'albero è Do di un gigante che veniva dalla regione di Kalos. Davvero affascinante, grazie mille maestro. Mio caro Adriano, è stato un piacere. Lei è una miniera di conoscenze, maestro. È sempre un piacere ascoltarla. Ehi, ciao Giada. O dovrei dire campionessa. Bentornata a Ceneride. Ho sentito da Occhio che vuoi andare alla Torre dei Cieli. Sai, la grotta che conduce alla Torre dei Cieli è sigillata e può essere aperta solo da noi Ceneridei e dai discendenti di un popolo che ha abitato voi in tempi antichissimi. Il popolo delle meteore. La Torre dei Cieli non è altro che un altare costruito per invocare il Pokémon leggendario Rayquaza, la divinità protettrice di Owen. Solo i discendenti del popolo delle meteore sanno come invocare Rayquaza alla Torre dei Cieli. Ora che ci penso,
Rocco mi ha detto che quella ragazza di nome Liris ha intenzione di evocare il Pokémon leggendario per una qualche ragione. Vabbè, è vero, ricordiamoci che qui lui non sa un corno perché effettivamente c'è Ceneride, lui sta sempre a Ceneride e Ceneride è la città dentro appunto il cratere di un meteorite, quindi che vuoi che ne sa perché sia arrivata la notizia del meteorite qua. Beh, sarà meglio affrettarsi. Io ti precedo, quando sei pronta raggiungimi là. La Torre dei Cieli si trova su una piccola isola lungo il percorso 131. Perfetto, grazie per le informazioni. Il percorso 131 che dovrebbe essere qui vicino. Aspettate, allora, il percorso 131. Allora, il percorso 131 è qui. Qua dove c'è la freccetta, la vedete? Ok. Ora che ci penso, è da un po' che non salvo, quindi salvo, prima di tutto. E poi usiamo volo e ci teletrasportiamo nel percorso, lungo il percorso, non so quale percorso andiamo. Percorso 128, toh. Perché non ci vorrei usare sub per uscire da Ceneghide, quindi. Sono un genio io. Perfetto. Eccoci. Ok, in teoria sono tutti quanti. Vedo qui i vari percorsi collegati tra loro, quindi. Va bene. Allora, ora usiamo il repellente. Non Pokémon, repellente. Allora. Repellente, 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 Max, preferibilmente Max, ma dove cacchio è? Aspettate che... No! No! Stupido! Ordina, sti cacchi di... Oh, di oggetti. Repellente Max, eccolo qua, ne ho ancora 5 e con questo 4 a disposizione, quindi... Allora, vediamo di orientarci. 129. In teoria, andando sempre dritto, adesso dovrei riuscire a... Mamma mia, scrivo tutti adesso. In teoria dovrei riuscire ad arrivare al percorso 131, se preso questo per dritto. 130. Siamo quasi arrivati, raga. Percorso 3. Ok, sì, devo sempre proseguire di qua. Se vado piano piano qui, proseguendo sempre verso ovest, arrivo. Oddio, scrivo tutti però. Chi era questo? Percorso 131, eccoci. Allora, sulla piccola isolotta. Torre dei Cieli, ok. A sinistra l'oceano. Beh, mi interessa la Torre dei Cieli, quindi andiamo alla Torre dei Cieli. Allora, Torre dei Cieli. No, non usiamo nessun altro perché questo dovrebbe essere... Eccoci qua, infatti. Eccoci qua. Come ha fatto ad arrivare prima di Nera di Gara, lo sa solo lui, probabilmente è arrivato in groppa al suo Milotic, che fosse molto, forse più veloce del nostro Matteo. Comunque... Puntini. Ah, eccoti, Giada. Come vedi, ho rimosso il sigillo che impediva l'accesso alla Torre dei Cieli. Attraversando questa grotta ti troverai davanti alla torre, la vedo anche da qua. Però... Prima di proseguire dovrei superare un'ultima prova. Per adempiere il mio dovere di Cenerideo, in obbedienza alla promessa fatta a mio maestro, ti prego di batterti con me affinché io possa giudicare se sei all'altezza degli eventi che ti attendono. Allora, sei pronta? Ovvio che sì! Cominciamo dunque! Oh, campionessa, chi più di chiunque nelle terre di Hoenn fai muovere con mirabile grazia i tuoi Pokémon. Mostrami la tua forza! Vai. Quindi, di nuovo scontro con Adriano. Che questa volta ha il sottotitolo di Cenerideo e non più Capo Palestra. Ok, c'hai i Pokémon ovviamente più forti. 6 Pokémon, minchia, un 6 contro 6, fantastico. Ovviamente, però saranno tutti Pokémon di tipo acqua. E visto che questo Wailord c'ha il livello 55, Travis pensava a far fuori tutti quanti. Olè! Pensavo che la balenonda fosse l'unica che potesse sopravvivere al mio fendifoglia, invece niente. Ricordiamoci che nella realtà questa balenonda era grossa come una balenotte azzurra. Oh, Milotic! Livello 57 perché è il suo Pokémon.
Ok, mamma mia ragazzi, quanti punti esperienza che danno. Tentacruel, no, allora questa volta metto in campo Ryan, perché Tentacruel è di tipo veleno anche, quindi non è debole al tipo erba. Vai, psichico. Ora che ci penso, Diana ha sbagliato i Pokémon di sesso femminile. Ora che ci penso, mi suona strana come cosa, perché di solito sono abituata che tutti gli allenatori maschi abbiano solo Pokémon maschi e le allenatrici femmine solo Pokémon femmina, perché è sempre così il Pokémon, Dio santo. Che tutti i Pokémon, boh, salvo magari gli starter, sono sempre femmine per le allenatrici femmine e allenatrici e maschi per gli allenatori. Mi dà fastidio sta cosa. Whiskash qui è andato. È andato, non so più parlare. Sam sale livello 78. Ludicolo è il prossimo. Qui serve il mio forbice X. Ne mancano due, raga. Ho fatto fuori una mitragliata di Pokémon. Ah, bruciapelo, che palle. Perché bruciapelo? Perché? Tra l'altro bruciapelo funziona solo a inizio lotta, perché giustamente così è bruciapelo, ci fa tentennare, quindi. Posto. Gaidos ultimo Pokémon, dai, mettiamo Sam allora, dai, perché Gaidos essendo un tipo volante anche non è debole al tipo erba. Mettiamo Sam, vediamo se è resistente al tipo roccia. In tal caso siamo un po' messi male. In ogni caso vai Sam, che è la tua prima volta al combattimento con uno Shiftry. Mamma mia, non è debole, non è resistente, cioè, non è resistente. Bravo, bravo Sam. E vai, vittoria! Incredibile, nonostante le mie eccesse qualità di Cenerideo, mi hai battuto. Sì, ho vinto. C'è buio fuori. Giada, anche stavolta hai dimostrato di essere un'allenatrice straordinaria. La squadra di Pokémon che è schierato nella lotta ha saputo muoversi leggiata come la brezza primaverile, ma anche colpire con la rapidità della saetta. E tu, guidandola con tanta destrezza, ti sei guadagnata la mia ammirazione. Procedi pure, e che tu possa trovare la verità che stai cercando. A noi Cenerideo non è permesso varcare la soglia della Torre dei Cieli. Io tornerò a Ceneride e penserò a un piano di emergenza nel caso gli eventi dovessero volgere al peggio. Sono dolente di gravare ancora una volta le tue spalle della responsabilità così grande. Anche stavolta siamo nelle tue mani, giovane campionessa. Quanto giovane poi? 11 anni. Quanti anni ho? vabbè. Perché io metto la musica di Team Magma in azione? Ok, tanto che io ho messo... No, non posso mettere la bici, bastardi. Vabbè. Il repellente max vale comunque 200 passapassi, quindi vai. Eccoci qua, la torre dei cieli. Che bello, che figo quando devi scalare una torre di Pokémon. Questa musica poi, che è la musica che avevamo sentito inizio episodio, tra l'altro. Sei venuta, come sono contenta. Grazie, grazie, applauso. Brava Giada, non mi deludi mai. Mi congratulo, meriti proprio un regalo. Osserva le pitture rupestre sulle pareti di questa torre. Narrano le vicende degli uomini, dei Pokémon e della natura tramandate nel corso dei millenni dai nostri antenati, il popolo delle meteore. Lascia che te la racconti. Migliaia di anni fa, in tempi antichissimi, dalla Terra emanava una potente energia. Groudon e Kyogre, nel loro aspetto anche risvegliato, si contendevano questa energia scontrandosi senza sosta. Gli uomini erano impotenti di fronte al furore distruttivo di Groudon e Kyogre a occhi risvegliati e potevano solo attendere che si placassero. Proprio allora, dallo spazio sconfinato, si rovesciò sulla regione una pioggia di meteoriti. Uno di questi colpì in pieno la cascata presso cui viveva una tribù che prediligeva i Pokémon di tipo drago. E così conclude il primo capitolo della nostra storia. Il secondo capitolo te lo racconterò però superiore. Va bene, allora ti seguo. Tanto con il repellente non devo temere di incontrare Pokémon, perché
L'ho messa apposta. Eccoti qui. Bene, ora ti racconterò il tanto atteso secondo capitolo della nostra storia. Applausi, ok? Il meteorite rifulgeva dei sette colori dell'arcobaleno e pulsava come se fosse vivo. Improvvisamente, come attratto da quel bagliore, scese dal cielo un Pokémon rifulgente di luce verde. Quel Pokémon era Rayquaza. Rayquaza, col suo grande potere, pose fine agli scontri dei due Pokémon archi risvegliati e riportò la pace. Da allora, gli abitanti di Hoenn venerano Rayquaza come loro divinità protettrice. Mille anni più tardi, cadde dal cielo un altro meteorite, ancora più grande del precedente. Il meteorite precipitò in mare, creando un enorme cratere e dando origine alla città oggi nota come Ceneride. Ok? E siamo così arrivati alla fine del secondo capitolo. Non siamo ancora a metà della storia, forse seguimi. Quanti capitoli erano? 4, non me lo ricordo più. Vabbè, comunque, entro questo episodio e la finiamo qui con questo episodio Delta, che comunque è molto figo. Molto interessante, soprattutto con tutti gli spiegoni. Adesso arriviamo al momento clou della storia. Ti stavo raccontando di come dal cratere generato da un enorme meteorite si è arrivata a Ceneride. A questa calamità ne seguì inevitabilmente un'altra. L'impatto del meteorite fratturò la superficie della regione di Hoenn e l'energia naturale accumulata sottoterra cominciò a fuoriuscire. Anche Groudon e anche Kyogre, come rispondendo al richiamo di quell'energia, si risvegliarono. Gli uomini, ricordando ciò che è avvenuto mille anni prima, pregarono nuovamente il Pokémon leggendario rifulgente di luce verde. Come in risposta di quelle preghiere, il gigantesco meteorite di Ceneride cominciò a emettere un bagliore intenso, quasi si trattasse di un'enorme pietrachiave. E Rayquaza discese per la seconda volta dal cielo, mentre gli uomini continuavano a pregare con sempre maggior fervore. Rayquaza, come se li udisse, sprigionò una luce abbagliante. Quando riapparve, il suo aspetto era completamente trasformato, ancora più solenne e maestoso e traboccante di forza vitale. Ora che ci penso, ragazzi, il meteorite pieno di energia per anche risvegliare Groudon e Kyogre lo abbiamo visto quando abbiamo affrontato Archeo Groudon. Effettivamente, il posto in cui l'abbiamo affrontato aveva sul soffitto un gigantesco pezzo di pietra luminosa che probabilmente è appunto la fonte del meteorite e anche che serve per la mega evoluzione. Rayquaza si era trasformato per effetto delle preghiere degli uomini della pietra dai colori dell'arcobaleno. Una preghiera, qualcosa di invisibile e incerto. Gli uomini avevano creato un legame con i Pokémon grazie alle loro preghiere. E in virtù di quel legame il Pokémon ha subito una trasformazione. Non ti fa venire in mente qualcosa? Non è forse ciò che accade con la mega evoluzione? Mi è partito un... Effettivamente è la stessa cosa. Praticamente. Vai, stiamo arrivando alla fine. Adesso ti starai sicuramente chiedendo se Rayquaza, trasformatosi grazie alle preghiere degli uomini, li abbia salvati di nuovo, vero? Vabbè, ma tanto lui che figo ha presentato. Rayquaza si scontrò per la seconda volta con Archeo Groudon e Archeo Kyogre. I suoi lunghi baffi dorati si allungarono nel cielo, tutta l'aria circostante scintillò in un bagliore verde e fu spazzata da un vento impetuoso. La luce e il vento assorbirono in un istante la forza di Archeo Groudon e Archeo Kyogre. I due Pokémon, privati del loro potere primordiale, si dileguarono nelle profondità del mare e della terra. E Rayquaza, ripresa la sua forma originaria, fece ritorno in cielo per la seconda volta. Uno straniero di statura imponente che assisteva a questo spettacolo commentò: "Dai tumulti del mondo è sorto il Delta. È sorto colui che riporta l'ordine del mondo grazie al legame tra la pietra e la preghiera dell'uomo. Il popolo delle Meteore eresse un'immensa torre per celebrare Rayquaza e la pietra dei sette colori, fonte del suo potere. La torre era anche un tentativo di avvicinarsi almeno un poco alle vertiginose altezze celesti dove dimorava il potente Pokémon. Infine, gli uomini raffigurarono sulle pareti della torre gli avvenimenti di cui erano stati testimoni e la grandiosa impresa di Rayquaza per tramandarle ai posteri. Comunque, l'omone di altissimo dovrebbe essere Ace, ha intuito il tizio che abbiamo incontrato, il Pokémon Y, che è l'antico re che è 3000 anni or sono, fece il casino. Come si è diventato immortale? Non lo so, comunque, è lui. Un'immensa torre con una saga raffigurata sulle sue pareti. Ho come l'impressione di averla già vista da qualche parte. Ad ogni modo, ormai siamo arrivati all'ultimo capitolo della storia.
Oddio, questo riferimento non lo sto cogliendo, ragazzi. In quale altro gioco di Pokémon si vede una torre con rappresentata una storia dentro? Sapete che non lo sto cogliendo il riferimento? Ho posato un attimo qui il carissimo Nintendo perché ho avuto davvero un po' di freddo. Mi sono rifatta la coda perché stavo facendo i capelli spettinatissimi che erano una merda. Ok. E vabbè, chi è? Ma ormai siamo alla fine, ragazzi. Ed eccoci finalmente all'ultimo capitolo. Dopo che gli avvenimenti per 1000 anni regnò la pace, sulla base degli avvenimenti passati, il popolo delle meteore profetizzò che sarebbe caduto un nuovo meteorite ancora più grande dei precedenti. Un meteorite di dimensioni tali da annichilire il mondo intero. Per neutralizzare questa minaccia, i custodi del sapere escogitarono un piano, ovvero evocare Rayquaza, la loro divinità protettrice, prima dell'arrivo del meteorite. Ok, quindi avevamo predetto questo evento. Qui si conclude la nostra storia, la storia del popolo delle meteore. Ho riflettuto a lungo. Come preservare la felicità del maggior numero di persone possibile? Io sono la depositaria della conoscenza e della forza. Farò di tutto per affermare la volontà di coloro che mi hanno preceduta e hanno tentato prima di me. In fondo, è questo il mio destino. Un enorme peso ti metti sulle spalle, Liris. Che siamo arrivati in cima, come predetto. È notte. Guarda, Cyril, fra poco il cielo si riempirà di scintillanti stelle cadenti. Sono Lilith Lady. So che desideravi tanto vederle. Whis, whis. Sei felice? Sei felice, Cyril? Benvenuta all'altare del drago, Giada. A questo punto avrai sicuramente capito che cosa ho in mente. Evocherò Rayquaza e distruggerò il meteorite che sta precipitando su Hoenn. Questa è la mia, anzi, la nostra missione. Fin da bambina, nei momenti difficili ho sempre guardato al cielo. Quando ero piena di paura, il mio cuore batteva talmente forte che sembrava volermi scoppiare. Quando ero triste e sola, il mio cuore era talmente desolato che sembrava volersi fermare. Nel cielo cercavo la forza per trattenere le lacrime. E tu? Hai mai provato sensazioni simili? Sì, chi non le ha provate? Stavo per dire la stessa cosa, testo. Vedo che mi capisci. Passavamo serate intere a guardare le stelle insieme, io e Cyril. Eravamo inseparabili, nella gioia e nella tristezza. Le volevo un gran bene, dal profondo del cuore. Ma ora non c'è più. Ah, ho capito adesso. Oh, come vorrei rivederla. Come vorrei averti di nuovo al mio fianco. Cyril. Ah, ho capito adesso, ho capito. Puntini, bigui. Lasciami stare così, ancora un po'. Ah, l'ho capito adesso. Ha rinominato il suo Wismu Cyril. Il ricordo, penso, della sorella. Penso che avesse una sorella, intuito. Wis. Ok, hai ragione. Ciao. Hai dormito bene? Sapessi com'è carina mentre dormivi? Beh, dormito qui in cima. Poi. Bene, ci siamo. Scusami se in passato ti ho procurato qualche grana. Se mi dovesse succedere qualcosa, ti prego di prenderti cura di lei. Gioielli in cui dimorano gli spiriti di chi non è più tra noi. Accetta il mio spirito. La pietra chiave di Liris brilla di una luce intensa. Ah, io adoro troppo quando evocano i Pokémon, raga. Ah, esaudisci la mia richiesta. Ti prego, accogli le mie preghiere. Rayquaza, io ti invoco. Io ti invoco. Trema tutto. Rayquaza! Vabbè, non lo troppo perché altrimenti gli spacco la gola. Comunque. Ui! A quanto pare ha risposto! Ok, non sto a leggere, però ok.
Ehi, cosa? Evviva! Ce l'ho fatta! Ora il mondo è salvo! Ce l'abbiamo fatta, Cyril! Ascolta, Rayquaza, ascolta la mia preghiera. Compri la tua mega evoluzione e mostrami la tua vera forza. Rivela la tua vera forma e salva il mondo. Hai vero, la mega evoluzione c'è lì al... La pietra chiave di Riz non reagisce. Porca vacca. Eh? Ma come? Tu hai evocato usando una pietra chiave che fosse all'altezza del tuo potere. E tu hai risposto alla mia invocazione. E ora? Ma perché? Non puoi farmi questo! Mega evolviti! Perché? Perché? La pietra chiave non reagisce. Niente, non funziona. Eh? E se invece fosse Rayquaza a non avere energie sufficienti? I meteoriti all'interno del suo corpo potrebbero non fornirgli energia sufficiente. Oppure nel corso dei millenni il suo potere potrebbe essere diminuito. Oddio. Non può essere. Tutti i miei sforzi non sono serviti a nulla. Non darti per vita. Cyril, ormai non so più. Ecco, vedi, non darti mai per vita. Il meteorite di giallo si mette improvvisamente a brillare. Eccolo qui. Ma cosa... Campanelle. Il meteorite brilla sempre più intensamente. Oddio! Aiuto! Quel meteorite! Che sia una mega pietra! E quasi ingoiato il meteorite. Così! Se l'hai proprio mangiato! Yum, buoni meteorite! Sì, funziona! Il corpo di Rayquaza vampa di luce! Sto video sarà lungo 50 minuti, ma non me ne frega assolutamente niente. E beh? Ero ancora uguale a prima. Oh! Quel meteorite gli ha permesso di raggiungere una potenza pari a quella liberata dalla mega pietra! Il tuo meteorite ha fornito a Rayquaza l'energia necessaria per mega evolversi! Aiuto! Quanta luce! Wow! Incredibile! Giada, Rayquaza vuole metterti alla prova! Affrontalo con tutte le tue forze e... placalo! Devi dominare il Pokémon leggendario, la divinità protettrice di Hoenn! Sei l'unica che può farlo! Ok, quindi signore, alla fine ci siamo arrivati. Il momento leggendario in cui catturiamo il terzo Pokémon del trio leggendario di Hoenn, Rayquaza. Provo subito a prenderlo con la Velox Ball perché non voglio impiegare troppo. Ok. Bene. Forse potrei evitarmelo il doppiaggio di sto ruggito. Pum! Eccolo qua, è apparso Rayquaza. Mamma mia, che figo. È uno dei miei Pokémon leggendari preferiti, Rayquaza, posso dirlo. Voto per il fatto che vuoto la velocità allucinante. Le condizioni atmosferiche non hanno alcun effetto. Ok. Io provo a lanciargli subito, ripeto, la Velox Ball. Vai, Velox Ball. Funziona, Velox Ball. Ho preso un leggendario con la Velox Ball una volta. Purtroppo però con Rayquaza questa cosa non vale. E quasi usa volo, porca troia. E allora io mi mega evolvo. Io mi mega evolvo. E così forse divento immune, cioè divento resistente ai danni di tipo volante. In ogni caso devo vedere di farcela, raga. Comunque non so se avete visto, c'è a livello 70 che quasi. Sì. Arriva. Porca puttana mi ha fatto male. Porca troia mi ha fatto male. Porca puttana, non pensavo. Pensavo che potesse sopravvivere, Travis, se invece col cazzo. Allora, vabbè, ci sta che conosca effettivamente mosse di tipo volante. Extra rapido, ok, extra rapido non mi fa troppo. Uso mega assorbimento, vedo di rischiare. Ecco, perché tra l'altro è un tipo drago e cosa, quindi non è immune a... Non è... quindi è immune a un po' di cose. Bene, raga, devo provare a fargli più male e metto in campo Ryan, che ha lo stesso livello, tra l'altro, in pratica. C'ha due livelli in più solo di Rayquaza, raga, ce la possiamo fare. Aiuto, aiuto. Oh, non fai troppo male, ok. Ecco, forse se penso io faccio fuori Rayquaza, poi potrò comunque provare a catturarlo.
Aiuto. Ah, bravo, anche reggi il colpo. Bravissimo che reggi. Bravo che reggi. Vai, ora fa assorbi bacio. Ok, prendi un po' di vita, recupera, recupera. Ok, ora vedo subito di ricarica. Devo, raga, devo fargli arrivare almeno la vita gialla, to. Diago pulsa, non ha effetto. Ah, fottiti. Non voglio usare parolacce, che adesso lo catturo e cosa. Comunque, sì. Sto vivace ancora. Non brutto colpo. Costa vita, costa. Va benissimo. Bravo, bravo Ryan. La precisione voglio. È proprio quello che volevo. Vai, vai, vai. Ora è il momento di lanciare Ultra Ball, raga, come se non ci fosse un domani. Effettivamente nel gioco non c'è un domani se non catturiamo le cose adesso. Quindi vai, resta. Resta, porca puttana, devi restare nella Pokéball. Se provo a lanciare l'ultima bolla adesso, non puoi prendere di me un Pokémon che non si vede. Ok, vabbè, allora usiamo una mossa a caso. Flash, ok. Effettivamente c'ha un po' ragione il gioco. Non puoi prendere di me un Pokémon che non si vede. Vai, prova. Ok, allora curo in questo turno. Curo in questo turno. Curo in questo turno, Ryan. Raga, devo catturarlo questo, con questa vita qui, Rayquaza, perché... perché dopo Rayquaza possiamo catturare ancora un altro Pokémon, quindi perché praticamente dopo catturiamo due Pokémon di fila adesso, in pratica, quindi... Perché chi sarà mai il Pokémon che cattureremo dopo, ora che stiamo per sventare la minaccia di un meteorite? Dai. Devo stare zitta. Sì, 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 vai, vai così. Così doveva finire la cattura di Gyarados, porca puttana. Invece non era finita così. Vai così. Vai così. Gay quasi ha catturato. E adesso lo mettiamo definitivamente in squadra. Al posto di del nostro carissimo Latios, che va a riposarsi con lui nei box. Pokémon stratosfera di tipo drago volante. Alto 7 metri. Pesa 206,5 kg. Si dice che abbia centinaia di milioni di anni. Secondo la leggenda, mise fine alla lotta tra Gyarados e Kyogre. Talmente grosso che non ci sta neanche nello schermo. Bene, adesso è stato trasferito in box 2, però ora lo mettiamo subito in squadra, che ci penso. E cosa verrà aggiunto alla tua squadra? Ecco, infatti. Allora, Latios, vai a farti un riposino del box. Sì, via Latios. Ci sta solo un drago in squadra, non posso metterne due. Ci sei riuscita! Wish, wish! Complimenti, Giada! E grazie. È così. Rayquaza ha scelto te, non me. Faccio fatica ad accettarlo, ma dentro di me credo di aver capito. Ora anche tu sei diventata parte della nostra tradizione millenaria. Ti rivelo il segreto che permette a Rayquaza di dispiegare tutta la sua forza. È una mossa che solo Rayquaza conosce. Ascesa del drago. E quindi ora impara Ascesa del drago. Ora Rayquaza gli ha dato il segreto della mossa Ascesa del drago. Bene. E adesso rimane solo l'ultimo insegnamento. Ora io e te lotteremo affinché io possa insegnarti a controllare la potenza della mossa esclusiva di Rayquaza. Questo è l'ultimo insegnamento che io, voglio dire, noi, il popolo delle meteore, ti possiamo trasmettere. Dimostrami che sei degno della nostra tradizione millenaria. Il mio cuore sta scoppiando. Ah, non posso più trattenermi. Yeah! Vai! Subito! Madonna che musica che mi ha messo. Vai, parte qui della sfida di Liris, custode del segreto, che c'ha ben 5 Pokémon, tutti quanti tipo drago senz'altro. Beh, li affrontiamo tutti con Rayquaza a questo punto, che tra l'altro è diventato automaticamente il primo Pokémon di squadra, un po' come succedeva con in Pokémon Y, quando intanto Ascesa del drago, cioè abbiamo una tra le mosse che ha solo 5 PP ed è di tipo volante. Aiuto, gelo raggio. Rayquaza, Rayquaza, porca puttana Rayquaza, sei appena entrato in squadra e già muori così. Va bene. E oh, bello è che c'aveva livello 60 questo Gudra. Cioè, va bene, va bene, va bene, va bene.
E allora affrontiamo la gente con Ryan a questo punto. Niente, raga. È finita male. Allora, beh, dopo recuperiamo comunque. Dopo recuperiamo. Ok, qua sono le forze. Qui mi gioca la fanghiglia contro. Ma chi se ne frega della fanghiglia? Il punto è che sono a 35 minuti. Raga, mi sa che dopo aver vinto questo scontro fermerò automaticamente l'episodio, perché mi sa che non ci stiamo con i tempi. Non so perché, ho questo presentimento. No, cioè Noivern, io adesso combatto tutto sempre con tra l'altro la invidio lì, su Noivern femmina, quello che voglio io sempre, da una vita, un Noivern femmina. Comunque, a parte queste cavolate, finito sto combattimento, fermiamo istantaneamente così l'episodio, perché non voglio che questo episodio duri troppo. Quindi dai, andiamo, continua. Quindi così come finirà lo scontro, questo episodio si concluderà. Probabilmente poi dopo la fase proprio finale dell'episodio durerà 10 minuti, ma non me ne frega niente. Io non posso far durare troppo un episodio. Sarà... Mi basta il... Raga, provo a metterlo Ray qua per l'ultimo round. Ci provo, perché adesso arriva Salamence e sicuramente l'Omega evolve, quindi Ray qua dovrebbe avere già la Mega Pietra equipaggiata. In teoria, vediamo. Info. Non ha un cazzo di strumenti, fantastico. Non ha niente strumenti, allora niente. Io pensavo che avesse la Mega Pietra, col cavolo. Prepotenza, sì, vabbè, non me ne frega della tua prepotenza. Vai. Beh, intanto lui si mega evolve, perché lo sapevo che si mega evolveva. Mamma mia, che figo Salamence, Mega Salamence. Sembra che abbia uno zaino ora in sulla schiena, comunque. Mamma mia! E non sopravvive, signori. Travis sale livello 85, fantastico. Sei davvero in gamba, Giada. Ok, dopo questo posso fermare l'episodio qui e nel prossimo finalmente finire l'episodio Delta. Non so, ho questo presentimento che è meglio che fermi l'episodio qua adesso, quindi a più tardi.